Iniziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Accogliamo in questa veste un po' dimessa, ma non dimessa dal punto di vista del cuore, il nostro Vescovo nel suo pellegrinaggio della speranza, e nell'attesa di poter ricominciare proprio le celebrazioni eucaristiche con i fedeli, col popolo. Noi chiediamo la protezione per il nostro paese di Forlimpopoli, per il nostro comune e anche per la nostra diocesi. La protezione di San Ruffillo, perché ci accompagni in questa ripresa della vita religiosa anche qui a Forlimpopoli. Ringrazio la sindaca Milena e ringrazio i carabinieri che partecipano e ringraziamo anche tutti voi fedeli che ci seguite attraverso i mezzi di comunicazione. C'è anche il gonfalone con la polizia municipale. Ringraziamo in particolare voi che ci seguite da casa. I coristi che ci stanno accompagnando in questa Eucaristia. Sì, sentiamo tanta nostalgia, sentiamo anche la vigilia di questa possibilità di rincontrarci con tutte le cautele, le prudenze e il rispetto alla responsabilità che dobbiamo metterci, ma insomma anche tanto entusiasmo, perché vorremmo che la vita davvero potesse riprendere nella normalità più possibile. Per questo chiediamo l'invito, chiediamo l'intercessione di San Ruffillo, che ha guidato fin dall'inizio questa comunità in tanti secoli fa, ma che continua ancora oggi con il suo esempio, come vedremo, a illuminare il nostro cammino, sia da un punto di vista religioso e naturalmente nei valori umani che ci uniscono anche dal punto di vista
civile, ringrazio anch'io della presenza che rappresenta tutta la comunità da parte della Sindaca. Chiediamo subito perdono al Signore dei nostri peccati. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, O Dio che hai chiamato, alla fede i nostri padri con la predicazione apostolica del Vescovo San Rufillo, per sua intercessione, donaci di vivere in modo autentico e coerente la nostra vocazione cristiana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce: le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Annunzierò ai miei fratelli la parola.
Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunzierò ai miei fratelli la parola del Signore. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Annunzierò ai miei fratelli la parola del Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Annunzierò ai miei fratelli la parola del Signore. Dite tra i popoli: il Signore regna, sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine. Annunzierò ai miei fratelli la parola del Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il regno di Dio è in mezzo a voi, dice il Signore. Portate il messaggio di pace a tutti gli uomini. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In quel tempo Gesù designò altri 72 discepoli e li mandò due a due. Cari fratelli e sorelle, il Signore anche oggi designa, destina, sceglie ancora qualcuno a una missione, a un incarico. Potremmo dire che chiama. Chi chiama? Per quale compito? E di che cosa hanno bisogno i prescelti? Ecco, nei 72 del Vangelo noi ci sentiamo protagonisti anche oggi. Non chiama i 12, chiama i 72. I 12 li aveva già chiamati. Diciamo, non chiama i vescovi, i preti, chiama tutti, tutta la comunità cristiana, perché c'è bisogno di tutti. E perché cosa il Signore chiama questi 72? Per andare in missione, per essere il segno della sua presenza. Non più un Signore solo, un Gesù solo, ma sono ora 72 altri Gesù Cristo. E di che cosa hanno bisogno i 72? Di quale formazione? Non hanno fatto scuole di formazione, il Signore li ha mandati. Certo, sono stati alla scuola di Gesù che li ha formati, non in tanto tempo, li ha formati. Ma hanno soprattutto bisogno di camminare insieme, a due. La vita cristiana è sempre vita comune, non è opera di un isolato. Lo abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, durante questa quarantena che sta per finire. Abbiamo fatto di tutto per non sentirci isolati e per non far mancare la voce della comunità, perché nessuno si sentisse solo. Bene, allora devo ringraziare anche i vostri preti che non hanno fatto passare un giorno senza far sentire che la comunità era viva, forse più che mai. Nessuno è stato trascurato. Se qualcuno voleva, trovava occasioni, parole, preghiere, segni e gesti che nutrivano la fede e la speranza. Abbiamo letto all'inizio la prima lettura: come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunci che annuncia la pace. Allora era bello vedere non i piedi, ma il faccione di Don Stefano che mandava un messaggio, faceva pensare, nutriva l'anima. Non dirò che adesso è ora di ricominciare, perché abbiamo mai finito, per la verità, ma che certo è ora di continuare il pellegrinaggio di speranza.
Certo, la fase 2 è diversa dalla fase 1. E per ricominciare, il Signore ancora, dicevo, designa altri 72 forlimpopolesi perché a due vadano avanti e preparino il terreno per l'incontro con Lui. Lo aveva fatto anche 16 secoli fa, quando mandò il Signore grandi vescovi, San Mercuriale e San Rufillo, per combattere insieme il drago. Il vescovo Rufillo, come San Mercuriale, vescovo di Forlì, si recò alla tana di un drago che minacciava la vita e la pace dei loro fedeli, e insieme lo vinsero. Che coincidenze storiche! Insieme, alleati, i due vescovi unirono le forze di Forlì e di Forlimpopoli per sconfiggere le forze del male rappresentate dal drago. Il male c'è sempre in mezzo a noi, bisogna sempre individuarlo, riconoscerlo e combatterlo. E non riusciremo certo a sconfiggerlo definitivamente su questa terra, ma a vincerlo sì. Ce lo chiediamo anche quest'anno, come l'anno scorso. Quali sono i mali di oggi, i nostri draghi, da cui difendere il popolo cristiano, il popolo in generale? Ma soprattutto, come vinciamo le sfide di oggi? Da allora il drago è cambiato, porta altre sembianze. Oserei dire che non è il virus il male. Certo, è una malattia devastante, ma le malattie peggiori sono l'indifferenza, l'egoismo, l'ingordigia. Il male si sconfigge se stiamo uniti, anche come comunità cristiana. Il diavolo è colui che divide, lo dice la parola stessa, e in questi tempi ci sono stati anche coloro che cercavano di mettere divisione, sospetti nella Chiesa, gettando appunto sospetti e diffidenze dentro la stessa Chiesa. Unità e responsabilità, anche ora che si riprende. Ecco allora le tappe del pellegrinaggio della speranza che stiamo compiendo in questi giorni, a partire da Pasqua, la festa della speranza. Potrei dire così, con un'immagine, riprendendola naturalmente: sono finiti i tempi dei campanili, cari fratelli e sorelle, è il tempo dei campanelli. Il Signore suona ai vostri campanelli per uscire e andare in piazza, per costruire una nuova polis, un nuovo umanesimo fatto di responsabilità e di solidarietà, contribuire a costruirlo insieme con le persone di buona volontà. Molti hanno riscoperto il suono aggregante anche delle campane che chiamano a raccolta per fare comunità cristiana. Non solo segnano l'ora, ma chiamano alla preghiera, chiamano alla riscoperta del senso della comunità. E abbiamo toccato con mano proprio in questi mesi quanto sarebbe povera una vita senza la comunità, isolati e soli a combattere il destino della vita, come sarebbe non solo difficile, impossibile. Lo sentiamo dentro che la comunione, il camminare insieme, fa parte della nostra natura umana, ne abbiamo bisogno, però c'è bisogno del contributo di tutti. Diceva San Paolo nella seconda lettura, abbiamo ascoltato: non vergognatevi della testimonianza da rendere al Signore nostro. E domani lo ascolteremo sempre nella seconda lettura, ma San Pietro che ci dirà: siate pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, che è poi la citazione che ci guida in questa seconda
tornata di cammini e passi della speranza. Infatti, cari fratelli e sorelle, dov'è la differenza tra un cristiano e un non cristiano? Non ci distinguono per il vestito, per i cibi che mangiano, tanto più a Forlimpopoli, ma per la speranza in una novità di vita che annunciano e testimoniano che un nuovo mondo è possibile. Non uniamoci alle lamentele, alle recriminazioni, alle divisioni. Dobbiamo fare la differenza, anche dentro una pandemia. Il rischio è grande, certo, il rischio di tornare indietro, certamente, per questo dobbiamo essere sommamente prudenti e responsabili. E lunedì cominceremo, proprio in un giorno feriale, a riprendere, a celebrare insieme. Ma il rischio più grande, come è accaduto in altre occasioni, dopo una guerra, una pestilenza, e che prevalgano gli istinti peggiori, che le conseguenti ristrettezze economiche sfocino in sperequazioni, ingiustizie, tensioni, egoismo. È già capitato. Per questo il Signore manda altri 72 discepoli, perché vadano avanti nella città, nei paesi, per seminare la pace, la speranza, la fiducia, la responsabilità, la solidarietà, la carità, il bene comune, l'amore di Dio e del prossimo. Non ne ha altri, non vengono da lontano, manda noi, i 72 discepoli che rappresentano tutta la comunità dei Forlimpopoli e le nostre comunità. I 72 erano quasi tutti gli uomini che aveva allora a disposizione, nessuno escluso. Vado verso la conclusione. La festa di San Ruffillo, che insieme con San Mercuriale ha creato i precedenti per una collaborazione tra chiese, ci aiuti a unire le forze migliori per custodire la vita e il futuro dei giovani, perché coloro che amano la pace, perché coloro che amano la pace si mettano insieme. Quando entrate in una casa dite pace a questa casa. Quest'anno lo sapete, ma non è detto. Comunque abbiamo dovuto ritardare le benedizioni delle famiglie. Dico ritardare, speriamo che i sacerdoti possano andare a benedire, ma lo vedrò un po' difficile. Comunque certamente potremo inventare delle modalità diverse. Non sono comunque ancora potuti entrare nelle vostre case a dire pace a questa casa. Ma il Signore manda altri 72 discepoli, perché non possiamo vivere senza la pace del Signore. Il Signore manda voi, e ha bisogno di voi, di noi, per ripartire, per rifondare su nuove basi la costruzione della comunità cristiana. E allora, buona ripartenza a tutti nel nome di San Ruffillo. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture
è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, raccolti in questa santa assemblea per celebrare la solennità di San Gruffillo, rivolgiamoci umilmente al Padre, perché mediante l'intercessione sua accolga le nostre preghiere. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché il Signore conceda alla Santa Chiesa pastori che, docili alla voce dello Spirito, risplendano nel mondo per il loro impegno nel servizio della carità, della giustizia e della verità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa di Forlì Bertinoro, rimanendo una e santa nel nome del Signore, esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi il vero volto di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché coloro che sono resi partecipi della passione di Cristo nella malattia e nella sofferenza, specialmente coloro che sono stati colpiti dal coronavirus e le loro famiglie, possano, con la speciale protezione di San Gruffillo, sentire i benefici dell'aiuto divino. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti coloro che si affidano al patrocinio di San Gruffillo ricevano le grazie opportune alle loro presenti necessità, sia spirituali che temporali. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i giovani, portatori di speranza, sia nella Chiesa che nella società, sentano il desiderio della santità cristiana, corrispondano nelle loro scelte pienamente alle spinte interiori dello Spirito e accolgano in loro, quanto Dio lo suscita, anche il dono della loro consacrazione religiosa e sacerdotale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti i cristiani di ogni confessione, accomunati dall'unica fede e dall'unico battesimo, riscoprano sempre più di appartenere all'unica Chiesa di Cristo, sentano la nostalgia dell'unione e cooperino concretamente per il raggiungimento della piena e definitiva riconciliazione con la celebrazione comunitaria dell'Eucarestia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché coloro che sono preposti alla guida della comunità civile, per i volontari, le associazioni, tutti coloro che offrono il loro tempo e i loro talenti per il bene comune, offrano se stessi, sull'esempio del nostro Santo Vescovo Gruffillo, come uomini per gli altri. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la comunità cristiana di Forlimpopoli, per i bambini e i ragazzi, specialmente coloro che avrebbero dovuto ricevere i sacramenti della riconciliazione, della comunione e della cresima, per i giovani e le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, per gli anziani e gli ammalati, specialmente quelli più soli e abbandonati, per gli anziani della nostra casa di riposo. Signore, dona a tutti, con l'intercessione di San Gruffillo, salute e pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Queste intenzioni, quelle che stanno nel profondo del nostro cuore, le presentiamo per intercessione di San Gruffillo e per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Padre, l'offerta della Tua Chiesa nel ricordo di San Ruffillo e in segno della Tua benevolenza e fondi su di noi l'abbondanza dei Tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Ruffillo, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, vieni nella tua gloria, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesse alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Livio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Stefano, Maria e Domenica, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio. Così rendili partecipi della sua risurrezione. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, San Rufilo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme preghiamo cantando la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria.
detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, invitati a questa cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Pane eucaristico che abbiamo ricevuto, fortifichi e rinnovi la tua famiglia, Signore.
perché custodisca sempre il dono della fede e cammini fiduciosa sulla via segnata dai tuoi pastori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore su tutti, su tutte le famiglie, su tutta la comunità di Forlì in Popoli, su tutta la diocesi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci è riuniti per celebrare oggi la festa del patrono della nostra comunità, San Gruffillo, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Gruffillo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Gruffillo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede, di amore e di speranza. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e sull'esempio di San Rufillo andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie Sindaco ancora. Dall'Oriente sei venuto, dal Signore in lui.